la verità sulla Pasqua. La celebrazione della Pasqua, così come conosciuta oggi, non trova fondamento nella Bibbia. La sua storia dimostra cos'è effettivamente una tradizione che trae le sue origini da antichi riti della fertilità. Ecco alcuni elementi che lo confermano. Nome. L'Enciclopedia Britannica dice: il sostantivo inglese Easter, Pasqua in italiano, ha un'origine incerta. Beda, il venerabile, un ecclesiastico anglosassone dell'VIII secolo, lo fece risalire a Eostre, divinità anglosassone della primavera. Altre opere di consultazione lo mettono in relazione con Astarte, la dea fenicia della fertilità, che trova la sua controparte babilonese in Ishtar. Lepri, conigli. Sono entrambi simboli di fertilità tramandati dal simbolismo e dai rituali di festività pagane europee e medio orientali celebrate nel periodo primaverile. Uova. Secondo un'opera di consultazione, la caccia alle uova di Pasqua, che si dice siano portate dal coniglio pasquale, non è un semplice gioco infantile, ma la traccia di un rito della fertilità. In alcune culture si credeva che le uova pasquali decorate potessero donare magicamente felicità, prosperità, salute e protezione. Vestiti nuovi. Era considerato scortese e quindi di cattivo auspicio salutare la dea scandinava della primavera o Eastre senza indossare un vestito nuovo. Funzioni celebrate all'alba. Sono state collegate a riti di antichi adoratori del sole compiuti all'equinozio di primavera per dare il benvenuto al sole e al suo grande potere di dare nuova vita a tutto ciò che cresce. Un'altra opera ben descrive le origini della Pasqua. Non c'è dubbio che la Chiesa antica adottò le vecchie usanze pagane e attribuì loro un significato cristiano. La Bibbia avverte di non adorare Dio con tradizioni e usanze che gli dispiacciono. In 2 Corinti 6,17 si legge: separatevi e cessate di toccare la cosa impura. Dato che la Pasqua è una festa pagana, chi vuole piacere a Dio si asterrà dal celebrarla. Se vuoi saperne di più, in descrizione c'è un link più dettagliato sull'argomento.